Allora, io ho fatto quattro piani a piedi e non ho problemi di sorta, e ho pensato però, salendo, a quello che significa per voi giorno per giorno, scendere, salire, la rampa di scala in alcuni punti più larghi, in alcuni punti più stretta. Qui davanti al portone non è proprio una, diciamo, una strada facile da percorrere con le sedie a rotelle, e non siete neanche molto vicini al centro, quindi neanche tanto agli ospedali, insomma c'è un po' di strada. Sì. Ma soprattutto la scala. Allora, voi siete qui, questa casa che dove voi risiedete è un... No, non abbiamo la residenza qua. No. Quindi è in, diciamo, ce l'avete in questo momento in assegnazione? No, questa casa praticamente è degli zii di mio marito che sono venuti a mancare ad agosto. Ci avevano ospitati perché nella vecchia precedente casa abbiamo avuto dei grossi disagi, per l'ultima la scala è stata invasa dai topi e siamo stati costretti ad andare via. Sì. Lei quanti figli ha? Sei. Sei figli. Abbiamo già visto su Rai 3 alcuni brani di quella che è la vostra storia di vita. Me la racconti meglio, cioè diamo più tempo qui rispetto al servizio della RAI. Ok. Ecco, i bambini, due, Siria e Samantha, quindi sarebbe la seconda e la quinta, hanno una paraparesi spastica che ha colpito le gambe, a Siria anche il braccio, a Samantha le gambe e anche a Siria. Le bambine, una deambula sulle punte e quindi non può salire e scendere le scale. Cosa abbiamo fatto per aiutare Samantha ad andare a scuola regolarmente, a giocare con i compagni? E non abbandonare, diciamo, il tempo a nulla, l'abbiamo mandata dai miei genitori, perché la bambina in effetti non ce la faceva. Siamo stati costretti a cambiargli di scuola e portarla là. Ce la prendiamo il venerdì pomeriggio e la riportiamo a casa dei nonni la domenica. Questo per la bambina è stato come un distacco da tutti, dalla famiglia, perché è stata distaccata dalla famiglia, però la sua malattia non gli permette di fare tutte queste scale più volte al giorno. Siria cammina sulle punte, ha una paraparesi a un braccio oltre che alle gambe. Cosa succede a Siria? Siria tre mesi fa ha anche una disismetria alla schiena, quindi deve subire obbligatoriamente un intervento per correggere almeno questa camminatura sulle punte, perché la malattia che lei ha è che parte dalla corteccia cerebrale e arriva alla spinale, quindi più parti del suo corpo si fermano ed è arrivata, ora è sulla sedia a rotelle, non definitivamente perché è sulla sedia a rotelle per l'intervento, ma se Siria deve salire e scendere le scale non lo può fare. Gli hanno fatto un gesso? Perché praticamente deambulando in quel modo la schiena lei è andata così, poi abbiamo fatto, perché il fratello di mio marito è radiologo, ha fatto delle lastre alla schiena, c'è stata una disismetria, si vuole aiutare almeno ad appoggiare il piedino dritto, però quando ieri siamo andati hanno tolto i gessetti, il piede destro, quello che lei la paraparesi ce l'ha più colpita, tutta la parte sinistra è colpita di più, quindi il piede destro ha avuto un 100% di ipertono, purtroppo nell'altra no, quindi non sappiamo neanche se l'abbiamo aiutata sta bambina, però noi, siccome Siria ha voluto, perché deve fare calcetto, che il portiere c'è. Sì, con tutte quelle mani, certo. Romano. Ma... Già, certo, una mano grande. Differenza con Samantha, lei non andrebbe dai nonni, anche perché Siria ha altre patologie oltre alla sua malattia. Siria ha una forte ansia, ha la paura, quindi non si distacca dalla famiglia. Assolutissimamente. Questo significa che Siria è costretta a non andare a scuola. Non andare a scuola, quindi perdere. Siria ha perso, si può dire, quasi la terza media. Voi siete seguiti dai servizi, cioè l'esperienza con i servizi sociali di Messina? Allora, i servizi sociali, io ho conosciuto l'assistente sociale mia che mi era stata assegnata ai momenti della RAI. Io l'ho vista una volta sola.
Però, periodo Covid, io ho sempre documentato attraverso messaggi, video, tutto, mandandogli, dottoressa, i miei figli dormono dove mi pioveva, perché a me invece la Croce Rossa è un attico, una casa che è costruita, diciamo, sul tetto, ecco, pioveva. Pioveva dentro, come pioveva fuori, a me pioveva dentro. Quindi mi pioveva in cucina, mi scendeva dell'acqua dei muri. La casa, essendo in un attico, era tutta composta di vetri. Tante volte abbiamo rischiato di rimanere anche senza vetri nel corridoio per il forte vento, anche per come era posizionata la casa. E l'assistente sociale non l'ho mai sentita. Non mi ha dato mai una mano. L'unica parola che mi ha detto: signora, lei può affittarsi una casa. Che significa può affittarsi una casa? Chiunque Che significa? può affittarsi una casa, direi. Sì, che Ok. significa non lo so. Io allora avevo anche un grosso disagio economico rispetto ad oggi. Perché? Che cosa è cambiato da allora ad oggi? Allora prendevamo, forse erano 600 euro di RAI. Oggi invece c'è l'ADI e c'è l'assegno dei bambini. E a questo si unisce che allora non c'era le pensioni. Però sono stati riconosciuti soltanto tre dei quattro, con l'altro siamo ancora in lotta per avere il suo diritto anche lui. Perché le stavo spiegando, gli altri due hanno una malattia, sempre una paraparesi, però allora ha colpito gli occhi. Questo che significa che Giovanni e Salvatore vedono poco e male. Uno da un occhio non vede più completamente, l'altro vede 5 decimi. Quindi immagini le difficoltà di questo bambino. Magari non ha problemi fisici a salire e scendere le scale, ma problemi visivi. 12 anni a Salvatore, 11 anni a celia Giovanna. Entrambi la stessa patologia. Dico, voi prendete delle indennità, magari ci ripensa, sì, forse anche l'assistente sociale l'ha pensato, prende le indennità, anzi, gliel'ha detto quando ancora non le prendeva le indennità, quindi peggio ancora. Sì. Ma oggi potrebbe, che mi sembra che anche oggi le è stato detto, cioè in questi giorni le è stato detto la stessa cosa. Sì, la vecchia assistente sociale mi ha risposto nuovamente quando io gli ho gridato di nuovo l'aiuto. Lei mi ha detto: signora, ma lei può affittarsi una casa? Allora a quel punto, con tutto il rispetto che ho verso le persone, perché io ho un grande rispetto per tutti, anche con chi non ci dà una mano, che cosa rispondo? Affitti lei. Certo. Affitti lei, perché io in questi anni non è che sono stata in via Croce Rossa a vedere i miei figli dove gli pioveva dentro la testa. Ho lottato per avere un altro appartamento, perché tanto pagavo là. Pagare altrove non mi costava Non mi cambia niente. niente, dice. Però che cosa succede? Che tutte le persone, comprese le agenzie che noi abbiamo contattato, la risposta è sempre quella. Non avete Sempre. garanzie, siete troppi, le Ci sono le case sono patologie. piccole. Ci sono le Le patologie. bambine purtroppo hanno le sue patologie e questa è la storia. Quindi anche volendo Non me l'affitto. non l'ho trovata, cioè ho Quindi cercato. l'assistente sociale le dice, si affitti una casa come se fosse una passeggiata, ma passeggiata non è. Quindi dico, lei se l'è chiesto, dice, ma l'assistente sociale si è resa conto della mia Io credo di situazione? no, io credo di no, Ma perché l'ha essendo. sentita o l'ha vista? È venuta a trovarla? No, ci siamo sentiti sempre tramite Quindi solo messaggi. per messaggio, manco per telefono, per messaggi. Per messaggi. Quindi l'assistente sociale conosce la sua voce? Penso sì, una volta l'ho Una vista volta. e forse una volta l'ho sentita per telefono. Si Sì, tramite vocali sì, quindi è conosce. fatta un'idea. Sì, però forse non ha capito la situazione dei ragazzi. Infatti, quando io vado dall'assessore, l'assistente sociale mi cambia. Ieri mi è venuta a trovare una nuova assistente sociale, non so se posso fare il nome, però ho visto un cambiamento totale. Una persona che mi ha detto, non mi ha detto si affitti una casa. Questo l'ha fatto, l'ha visto Ieri ieri. alle Cosa 14 le ha sono venuto, detto? mi ha detto che casa il comune non ne ha, che mi avrebbe dato una mano a ricevere delle indennità dei ragazzi a livello di invalidi gravissimi, qualcosa che la legge è un diritto di loro. La regione che distanzia questi fondi. Ecco, qualcosa del genere, però alla fine mi ha detto la verità, case non ce ne sono, è venuta con comunque chi si occupa delle case popolari, ora non mi ricordo chi era. No, L'Arisma forse? non era l'ARSM, era sempre del Del comune. comune.
Ma le case non ce n'è, ma No. quindi mentre prima invece che cosa le veniva detto? Che le case c'erano? No, no, mai nessuno mi ha Ma detto che proprio le non ne cose. hanno parlato proprio, Mai. ieri cambia l'atteggiamento dell'assistente sociale, le mi dice cioè No, no, mi hanno cambiato direttamente il centro sociale da una dottoressa e andata a finire la pratica a un'altra. Più un'altra, quindi le è sembrata più disponibile, quantomeno più sincera, più diretta. sincera, sì, è anche un pochino più umana. Più umana, però 2 giorni fa era andata in onda su Rai 3, se non sbaglio, Sì. all'intervista, Sì. questa cosa che dico io, però lei sorride, quindi perché lei ha chiamato l'assessore, o è stata chiamata dall'assessore? L'ho chiamato io. Ho mandato un messaggio tramite Quindi Messenger. dopo l'intervista non le è arrivata, a Rai 3 non le è arrivata una chiamata dall'assessore, qualcosa? Sì, certo, Ah, dopo la non Rai 3, forse dopo qualche ora. Alle 2 è è mai. uscito l'articolo, alle 3 mi ha chiamata l'assessore Calafiore. Più umanità, però le dicono chiaramente casa non ce n'è. E quale soluzione prospettano? Che il comune garantisce per noi l'affitto di una casa, però a spese mie. Che significa? Che loro mi trovano la casa, danno la garanzia loro, visto che noi non abbiamo garanzie, e io la pago. Così significa che loro mi aiutano con le scale e mi mettono in un disagio economico. Perché io, certo, perché io pagando un appartamento grande ha i suoi valori. Quindi quando ti vengono a chiedere 700 euro, io ho preso la pensione di due bambine e non ce l'ho più. E le mie figlie si ritroverebbero in un disagio economico, quindi io che cosa ho risolto? E poi mi mandano in affitto, ma mi mandano in affitto per quanto tempo? Per quanto tempo mi devo sobbarcare questa cifra, dice lei? Perché una cosa che è da spiegare, cioè, non è che prende le indennità e le mette nel portafoglio di casa. No. Cosa fate con l'indennità? Praticamente noi manteniamo tutti e cinque a scuola, compreso il più piccolo che lo mandiamo a pagamento perché il più piccolo ha un'iperattività, quindi deve stare con i suoi coetanei. E io questo l'ho spiegato. Per socializzare, perché ha avuto In una più diagnosi. Sebastiano sta facendo i test per la paraparesi, perché la paraparesi che loro hanno è familiare, quindi non abbiamo la certezza, però c'è il sospetto. Quindi il bimbo viene mandata al privato. Poi la grande che ha 18 anni, da Santa Lucia Sopra Concordese, lei non prende no l'autobus neanche la bici per la paura. Mio marito tutte le mattine l'accompagna al liceo classico La Farina. Immagini, avanti e indietro 2 volte al giorno. Gli altri vanno in una scuola del centro. Andando in centro, mio marito si deve spostare e accompagnarli. Mi hanno offerto il pulmino. Sì. Dei servizi sociali. Questa è una difficoltà perché? È una difficoltà per Siria, perché come le spiegavo, Siria è la bambina che ha più problemi. Oltre ad averli fisici, purtroppo lei ha la paura verso il mondo esterno e quindi non posso prendere mia figlia e metterla su un pulmino. Ha attacchi d'ansia e poi è molto timida, cioè io alle sue sofferenze ne metterei altre e io non, a costo me le Di metto non sulle farla spalle. soffrire, cosa mettere sulle spalle. Sì. Ci E poi ci sono le cure, cioè le sono le cure che cure. voi non fate a Messina. Allora, da un breve periodo siamo stati presi in carico al Policlinico di Catania, perché al Policlinico di Messina tante cose non funzionano bene. Quindi siamo costretti a viaggiare
più una, due, mezza volta a settimana il viaggio c'è. Però sono le necessità dei ragazzi. Certo. Noi dobbiamo scoprire a che cosa le porta la malattia, perché è bensì capire, hanno una paraparesi spastica, però se si chiede che cos'è la paraparesi spastica, la paraparesi spastica sui miei figli è che domani Silvia si sveglia e non cammina più, Salvatore si sveglia e non vede più la luce del sole. Tante visite li faccio a pagamento, perché non ci sono i posti, perché non ci sono i medici, perché ci sono lunghe liste d'attesa. Quindi io preferisco pagare la visita a mia figlia che ha la necessità che starcene ad aspettare a quando farà la risonanza. Se quell'uomo quel giorno non avesse incontrato Siria, noi ancora eravamo dietro il Policlinico a sperare. Bramante è stato quello che ha fatto. Bramante ha fatto. Policlinico ha detto. Bramante è stato quello che. Faccio venire qualcuno che appende la denuncia a casa, col prefetto, e facciamo il posto di una denuncia al Policlinico. Sì, sì. Abbiamo tutti i lati per fare. Ma perché al Policlinico che succedeva? In 10 anni nessuno ci ha aiutato. Io ho fatto. Io cosa ho parlato? 10 anni ho aspettato la risonanza magnetica. Magnetica. Abbiamo aspettato 10 anni. Ma come mai? Perché non si sa? Perché c'è stato il Covid, prima ancora erano piccoli, no. Si doveva fare l'anestesia. La storia parte così. La bimba Siria, che è la prima necessità, perché è la prima che scopriamo la malattia, deve farla in sonno, si deve attivare. L'anestesista, non c'erano i tempi, non c'era. I mesi, gli anni passano. Passano gli anni, arriva il Covid, io ho pagato la visita di Siria dal professore Vita al Policlinico 180 euro, dove lui ha diagnosticato la paraparesi spastica e ci ha abbandonati. Poi c'è stato il Covid, si è fermato tutto, dopo il Covid Siria decide di fare calcetto. Sì, ma la conosciamo. Che ti dicevano sempre la stessa cosa. Che non c'era l'anestesista, che dovevamo programmare i ricoveri, sono passati 10 anni. Bramante ha detto, ma che è stato, cosa avete fatto? I miei figli hanno fatto la risonanza. Mi avete fatto perdere 10 anni a sta ragazza. 10 anni di malattia andata avanti. Malattia andata avanti che negli ultimi 6 mesi si è aspettata il volo. Mi hanno chiamato per fare le risonanze magnetiche quando li ha sputtanati al Policlinico. Venerdì li ha sputtanati, domenica, sabato ci chiamano di andare di domenica mattina e farne 5. Hanno fatto le risonanze. E in tutto questo, dico, nel calvario di visite della malattia e quant'altro, la difficoltà di andare a scuola, cioè, c'è anche la difficoltà che questi bambini non escono mai. No. Cioè, al di là delle necessità, no, che sono scuola, visite e basta, i bambini non socializzano al di fuori di questo. I bambini non escono l'arco della porta. Sono per due in casa? Sì, per due semplici motivi. Uno, la loro malattia. Due, sono in un posto che non conoscono, quindi è un conto uscire da via Croce Rossa e arrivare alla Villa Dante, è un conto uscire a Santa Lucia Sopra Contessa. Facevano calcetto, due di loro. Siria era il portiere dell'ACR Messina, con Mister Cirino. È un grande uomo che l'ha seguita fino ad oggi e ancora la segue. Ha dovuto abbandonare. Quindi ha dovuto abbandonare anche lo sport che le piaceva. Abbandonando lei, il fratello capisce la motivazione, abbandona pure lui. Stanno con gli amici al cellulare, perché loro gli amici ce l'avevano. Le loro uscite, io tutti i giorni li prendevo e li portavo alla villa. La Villa Tante era per attraversare la strada. Adesso non posso. Io guido, mio marito guida. Però già abbiamo noi, senza fare esagerazione, più di 400 euro solo di benzina al mese. Non ce lo possiamo permettere di farli uscire anche il pomeriggio tutti i giorni, come certo si faceva prima a piedi, ecco. L'assessore Alessandra Calafiori, sì, cosa le dice? Mi dice che mi può fare aiutare dai servizi sociali per fare la domanda di invalido gravissimo. Mi dice che può mandare il pulmino della Messina Social City.
a prendere la ragazza, ma non è così. Perché le scale, io ho chiamato la Messina Associazione. Ma le scale non li completano? No. La dobbiamo fare trovare sotto. Ah. E che cosa abbiamo risolto? E lei l'ha fatto presente questa cosa all'assessore, sì, di questo problema, che lei, sì, ha risposto? Che case non ce ne sono, che ci saranno dei bandi, che il comune deve acquistare degli appartamenti, che saremo all'attenzione primaria in assoluto, ma non mi ha convinto, non c'è nulla. Non l'ha convinto in che senso? Aspettare quando il comune comprerà, quando saremo all'attenzione di... Quando sei, forse... Sono anche... Nel 2018, quando io ho fatto la domanda, c'è stato un piccolo bando, tra virgolette, che era per le persone proprio disastrate. Io avevo presentato il mio caso all'assistente sociale, più disastrate di me. Allora magari non erano 4 gli invalidi, erano 2. Erano più piccoli, la malattia era meno avanzata, ma quella era, non era cambiato nulla. Economicamente facevamo la fame. Eppure... Noi da questo bando siamo stati esclusi. C'erano persone più disagiate. Io mi auguro di no. Gli alloggi in ogni caso ci sono. Io ho fatto un giro in città e ho proprio la mappatura della città di case chiuse che appartengono al comune, case chiuse che appartengono all'istituto. Comunque, a Messina le case ci sono. Della provincia, della regione ci sono, e ci possiamo fare un giro e ci sono. Infatti ieri lui l'ha detto e gli hanno risposto sono case della RISM che stanno dando soltanto ai baraccopoli. E sono case, sono case della provincia che non tocca al comune, sono case statali. Quindi loro su questo non ci possono aiutare. Anche case chiuse ci sono, sequestrate dal comune, sequestrate sotto sequestro. Dico, sono cose che se uno vuole... Non hai un posto di lavoro dove dici mi faccio gli straordinari e con gli straordinari mi pago la casa. Oltre quello non posso andare. Non abbiamo le garanzie vere, quelle che ti possono permettere di dare un tetto e dire questo è l'ultimo. Non ce l'hai, non è vero. Cioè, attualmente vivi con, forse dignitosamente, questo momento, perché giustamente con l'aiuto dello Stato a qualcosa arrivi. Ma noi sì, qualche anno fa siamo andati alla Croce Rossa a cercare il latte di mia figlia, perciò la fame la conosciamo, da quella vera. Oggi conosciamo anche le malattie e sappiamo cosa significa quando ti chiama un medico, la porti, noi dobbiamo avere i soldi per farlo. Dici, ma Catania è 20 euro di benzina, ok, però fosse solo quello. Il comune dovrebbe, ha detto che interverrà, giusto o sbaglio? Ha detto che interverrà, sì, per darci una casa. Mi ha detto che c'è un nuovo bando di fare domanda, che sicuramente quando compreranno questi appartamenti possiamo essere all'attenzione di qualcuno. Cosa, quindi a lungo termine quanto? Non le ha dato un'idea di tempo, no? No. Quindi nel frattempo la soluzione potrebbe essere ad esempio che qualcuno vi aiuti a trovare una casa per la quale voi magari mettete a disposizione una piccola quota d'affitto e ci fosse un aiuto anche in termini... Se ci aiutano a trovare una soluzione, se la soluzione si trova. Io ho mia figlia Samantha che fra un brevissimo inizierà il calvario di Siria. Avremo un'altra bambina sulla sedia a rotelle con i gessi. Gli ho spiegato che è stata costretta ad andare dai nonni. I tempi si stringono. Certo. Io mi sono promesso che è fra un mese, lo sono promesso, invio i miei figli con la carrozzina, tutte e due, e vado a Roma. Fra un pochino farò uscire. Certo, con i carti dietro la porta del comune non ha senso. A Roma, con la carrozzina partendo da qua, spingendoli, non è che... È veramente dura. Che sensazione e che idea avete dei servizi sociali a Messina? Io l'ho detto, la nuova assistenza sociale l'ho conosciuta ieri, non posso esprimermi. Dall'altro ho avuto un abbandono totale. L'ho sempre rincorsa come si rincorre una persona per cercare il pane.
E sempre mi ha dato buca o... Passare al comune per la casa, se cercano casa, al comune ti rispondono no, mettono, non ti aprono la porta. Ci saranno i bandi, cioè ne abbiamo prese. Come se abbiamo qualche malattia. Cioè un disinteresse, vedete? Sì. Ho avuto prova di disinteresse. Sì. Quindi vi sentite abbandonati, insomma. Qualcuno che... Che ci ascolti? Che sì. Ci ascolti e che sì. A questo perché punto. In questo momento è come non parliamo solamente al comune. Infatti, perché il comune non ci ascoltava. Parliamo al Messinese, parliamo alla politica che è fuori dalla città di Messina, la deputazione nazionale, la deputazione regionale, e tutti i deputati regionali, e tutti i deputati nazionali messinesi, tutti quelli regionali messinesi, anche siciliani. Come possono aiutarmi? Dandoci il diritto dei bambini. Secondo me loro, dandoci un appartamento, ci stanno dando soltanto il diritto dei bambini. Riconoscendo i loro diritti. Sì. Per i ragazzi significa iniziare a vivere. A vivere, iniziare a dire questo è il mio posto, finalmente. La grande che ha 18 anni, a noi quando l'abbiamo portata qua, ha detto io è stata l'ultima che si è trasferita. Ha detto voi mi avete tolto le ali. E in effetti è vero, perché lei la vede oggi in sì, casa, sì. Non può uscire, dove va? Lei ha paura degli autobus, sono cresciuti sempre tutti. Se loro sono fra di loro una corona, quando ce n'è uno meno sono sperduti. Quindi mi hanno detto ma ce n'è uno al quinto piano con l'ascensore. Con l'ascensore al quinto piano lo prendo, perché mia figlia ci entra e certo, sale su. Certo. Ma se lei mi dice al quinto piano senza ascensore mi sta prendendo in giro. Che piano su? Quindi sarebbe stato cioè dal terzo me ne vado al quinto. Cioè, un'altra occasione con un altro piano, con un altro palazzo senza ascensore vi hanno proposto sì, questo? Sì. Okay. Ho una casa a Ganzirri dove non c'erano neanche pavimenti, cioè mi hanno portato pure i paragoni a Ganzirri. Senza bambini. Cioè prendiamo i bambini, gli mettiamo qualcosa al collo e li appicchiamo, non lo so cosa vogliono fare. Non è quello. E questo che l'ha proposto questa casa? Erano commenti che faceva, non so, qualcuno del comune che si occupa, non mi ricordo il nome, quindi meglio, non so neanche che male, cosa. Comunque si occupa lei di dare, diciamo, aiuto quando ci sono le emergenze case. Emergenza abitativa. E mi ha portato dei paragoni delle case che in questo momento il comune è andato a vedere. Quinto piano senza ascensore, Ganzirri senza pavimenti. Cioè io voglio una casa, non la voglio sul viale San Martino, no. Che i miei figli possano spostarsi, possano andare a scuola senza più ritardi, senza più... Diciamo perché loro arrivano tutti i giorni in ritardo, loro si alzano alle 5:30 la mattina. Arrivano in ritardo. E poi io mangiano alle 3:30 e ieri quando è venuta l'assistente sociale ha visto a che ora i miei figli sono rientrati e a che ora hanno mangiato. Cioè loro fanno pazzo in cena. Io penso che i ragazzi, arrivato a questo punto, i ragazzi si meritano qualcosa dopo tanti anni. Sì. E se lei mi domanda a me che cosa vuole, gli rispondo una casa per i miei figli. La casa, se dipenderebbe da me, la farei scegliere i miei figli, perché deve essere, devono avere anche loro la voglia di scendere sotto, di iniziare a comunicare con gli altri. Cioè, deve essere un posto dove si trovano. Un posto dove meglio escono, ecco, e non diciamo. C'è il ragazzo qui non si trovano. Che va. Qui non si trovano i miei figli, la cosa è questa. Penso. Qui non si trovano, quindi loro hanno smesso di... Dico, anche lui il sabato sera porta la grande per una passeggiata e la riprende alle 10:30, a quasi 19 anni a giugno. Immagini lei che cosa. Però non si lamentano, nessuno di loro si lamenta. E ogni tanto Siria che ha quel... Perché stare mesi e mesi e mesi dentro casa, ieri mio fratello l'ha presa per le braccia perché io ho detto si è sentito male nello scendere le scale e meno male che era scende, ha mollato la sedia a rotelle, lui l'ha acchiappata tra le braccia, io ho mandato il video subito e quando l'ha acchiappata tra le braccia lei si è messa a piangere.
Let a rooster crow in 6 a.m. Black rifle coffee, a few good friends. Mi auguro che qualcuno veramente ci ascolti, ma veramente qualcuno che sa che si può, perché io lo so che si può. Ice cold beer, dry tailgates, watching the sunset fall asleep. Hell yeah, that's my kind of country. Out where the green grass grows, it's just one stop sign to a simple life off a dead end.